dei protagonisti, diciamo, della scena piemontese, e soprattutto è colui che ha messo il Timor Asso sulla mappa. Fino allora il Timor Asso era un'uva bianca comunque presente da sempre nella zona, ma sempre messa in disparte perché rispetto ad altre uve produceva molto meno e dava delle sensazioni aromatiche abbastanza neutre. Cioè non colpiva in maniera particolare come lo Chardonnay, come il Sauvignon, come il Riesling, come l'Arneis, per dire un'uva italiana in Piemonte. Non so se avete assaggiato, forse il Blanget di Ceretto è un Arneis, cioè un'uva bianca molto molto aromatica. Quindi ecco questo che mi confermate che è molto minerale, è il paradigma del vino minerale. Cioè questo vino è diventato famoso perché è minerale, perché Walter ha cominciato a dire che questo vino è minerale e perché aveva, ora è minerale anche perché adesso noi stiamo bevendo, questo è il suo vino più semplice, che comunque esce ora col 2012. Guardate che in Italia uscire nel 2015 con un vino bianco 2012 è già abbastanza coraggioso. È un vino che però questo dà il suo meglio dopo veramente 5, 6, 10 anni in bottiglia. Perché sono queste uve che non hanno, cioè normalmente l'uva bianca, il vino bianco viene fatto con le uve che hanno un'aromaticità primaria, cioè più gustamine, anche lo Chardonnay Sauvignon, che quindi praticamente l'uva, il profumo che ha l'uva ce l'ha il vino, Quindi quindi si è perde abbastanza diretta e nel tempo quindi cala e basta. Questo invece ha un'aromaticità iniziale, florale fruttata, buona ma non esagerata. Nel corso del tempo invece acquisisce tutte queste sfumature di nuovo minerali che lo rendono piacevole. Ora, un sassi bendato direi rosso. Beh, sì, di sicuro perché si può dire che è profumo di fragola, per dire, no? Cioè non ha profumo di castagno, miele di castagno, come alcol, come. Io direi che mi viene in mente anche, per esempio, potrebbe essere un pino nero della Champagne, un champagne, lasciate che non c'è le bollicine, ma come profumo. Non so se mi è rimasto. Del legno? Sì, beh, sai, quello qualcuno di questi lo fa anche, magari la fermentazione, il legno, però diciamo che se dice, le componenti agrumate ci sono, ma sono appena accennate, no? C'è una leggera componente forse limonosa o di arancio giallo, un po' così. Pesca, sì, forse. Del terriccio? No, quello si sente un po', perché questi sono quei vini che nel corso degli anni sviluppano una nota affumicata, che adesso, diciamo, sapendolo, magari uno ce la trova la nota affumicata, ma è una nota che provate a girarlo e a annusare, tirate su una nota molto forte, è una nota un pochino affumicata, quella non tanto forse del sale affumicato, ma del fiammifero appena, quella forse ci si sente, un pochino, un tocco di. Vediamo se ce la riusciamo a un pochino ci si può. Quanti anni sarebbe bene che capo adesso? Se poi uno ci rimette il naso dopo averlo sentito ce lo ritrovo, magari perché anche il naso rimane un po' sconvolto, però sentite com'è simile, no? Ma un pochino più aspro. È più chiaramente un pochino più piacevole rispetto al. Dicevi scusa, quanti anni? Ma questo dice, il Walter dice che questo va cominciato a berlo ora e lui lo garantisce, lo virgolette, anche per 10-15 anni. Questo però considerate che è il suo, diciamo, vino d'ingresso, gli altri sono più complessi, quindi gli altri si prestano più all'invecchiamento, questo in realtà fra 2-3 anni comincia a diventare un pochino più neutro. Girandolo si vede che già più di 12 gradi. Beh, più che altro girandolo si vede che c'è una bella estratto, al di là dell'alcol, è proprio l'estratto, cioè quindi è un vino denso, infatti in bocca si sente, no? Che. Quasi Beh, come estratto e corpo sì, però c'ha più della freschezza, la taglienza. Però ecco, quando poi lo ingerite, no? E rimane questa sensazione poi salatina, cioè come fai a non dire che è minerale? Cioè, purtroppo, no? Sono questi termini di cui siamo prigionieri. Allora qui dici, vabbè, è fresco, è sapido, è leggermente affumicato, e quindi in questo caso l'accezione minerale, se si vede nei 10 le cose si vede.
Sì, si percepisco. No, però è interessante anche capire magari come lo definireste voi. Capite che quando portate questo vino a cena, dice guarda, il vino bianco ci porto, ci penso io, e vi presentate con questo, ve lo andate a cercare, perché non è semplicissimo spiegare come mai è piacevole. Poi dopo 10 minuti la bottiglia è finita e quindi non c'è bisogno di spiegare niente, perché come era buono quel vino lì, no? E quindi a posteriori magari uno va a cercare. Non so se adesso ha pure di abusarlo, una sensazione. Sai cosa sento? No, il timo, il 15, il timo era il 15, se lo potevi trovare lì, guarda. Beh no, sì, ci sono, prendi il 15. Anche la melissa un pochino, l'alga che sentivamo all'inizio, forse ci si può sentire. Sì, vedi? Io sento.